Si torna con Agri Teatro a Ceva d'estate, una location particolare perché tutta quanta all'aperto, con gli artisti che recitano all'aperto. Luca Prato, direttore artistico, di che si tratta quest'anno? Allora, è la terza edizione della rassegna Agri Teatro, che si svolge al Campanone, questa location particolare che viene allestita con delle rotovalle. Si crea un vero e proprio anfiteatro dove c'è questa rassegna. Quest'anno saranno 4 spettacoli, si partirà il 22 giugno per arrivare fino al 14 luglio, dove ci sarà la chiusura con l'uscita del nuovo spettacolo della compagnia TM, che sarà Tre sull'Altalena di Luigi Lunari, uno spettacolo a cui noi teniamo moltissimo, come teniamo moltissimo d'altronde a tutta la rassegna. Ci saranno dei nomi importantissimi, siamo felici di questo, siamo felici di averlo potuto presentare in te in comune, insieme alla giunta, insieme alla CRC, insieme ai giornalisti della zona. Siamo contenti di riuscire ad andare avanti. Si legge nella locandina però anche un aperi agri, se così si dice, musica dal vivo anche, quindi non soltanto teatro. Beh sì, l'intenzione rispetto alle scorse stagioni è quella di aggiungere qualcosetta ogni anno, migliorarla sempre di più. Volevamo provare a collegare l'evento teatrale che inizia alle 9:30, anticipando alle 6:30 per la prima serata, per l'ultima serata, una pericena da poter gustare anche magari anche assieme agli attori, che sicuramente dovranno nutrirsi, e per poi godersi lo spettacolo. E il 14, terminato tutto, proveremo a continuare la festa magari con una serata della discoteca in mezzo al verde. Tutti a teatro. Tutti a teatro. Ah, c'è. Benissimo. Grazie. Grazie.